In questo nuovo video non guardate i miei capelli, la mia faccia in generale, perché ho bisogno di mangiare una cosa. Allora, se ho questa faccia, questi capelli osceni, è perché ho girato da poco il video di Halloween, che dovrebbe uscire, se non sbaglio, sabato sera, proprio quando è Halloween. L'ho messo per le 22. Comunque, se non l'avete ancora visto, andatelo a guardare quando vedrete questo video su Red Princess. E sul mio secondo canale, lo trovate sempre sotto in descrizione, cosa ci serve. Balla al tavolo. Mi raccomando, andate a vedere il video di Halloween perché ci ho messo veramente tanto 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 tempo per realizzarlo, più dato per il trucco. E ancora adesso ce l'ho in faccia, a parte i capelli che lasciamo perdere, devo fare più che altro hit, era meglio, devo tagliarmeli prima che chiudano tutto. Comunque, ho fatto questo video di Halloween che è un po' più particolare come ASMR, però ci tenevo veramente tanto. Non mi è uscito come speravo perché purtroppo non avevo tutto questo tempo. Però spero che comunque vi piaccia. Il link lo trovate sotto del mio canale, del secondo canale, e ci tengo anche tanto se andate a vederlo. Ovviamente il video non è incentrato su questo. Cerco sempre di sponsorizzare il mio canale ASMR perché spero che aumenti un giorno, se riuscirà. Allora, partiamo invece volevo fare una delle recensioni, torno con le recensioni. Allora, recensione di una serie, o la possiamo chiamare anche miniserie, perché sinceramente ho avuto solo 7 episodi. Cioè, solo 7 episodi. Scusate, intanto qua passano sempre ambulanze. È abbastanza brutto. Comunque, allora, parliamo delle miniserie. Che, serie, miniserie, chiamatela come volete. Che si chiama La regina degli scacchi. La regina di scacchi, ora la traduzione precisa non la so. Ovviamente poi mi metterò il nome sia in inglese che in italiano. Allora, ero molto curiosa perché mi appariva sempre nell'home page di Netflix. Poi adoravo l'attrice perché poi, cioè, per me è molto bella e particolare, poi c'è i capelli comunque rossi, quindi cioè, comunque sono ramati, però è quel rosso tipo naturale. Quindi mi intrigava molto anche la storia e tutto, perché di solito guardo sempre molto i fantasy, però comunque c'era un che di quei film comunque dove vi racconto la trama. Allora, parla di questa ragazzina che praticamente purtroppo diventa orfana, anche se in teoria il padre non è mai morto, il padre è semplicemente scomparso, se n'è andato, non è mai più tornato. E lei purtroppo ha vissuto con una madre che aveva delle dipendenze, penso con la droga, e vive con soldi tutto, tant'è che il padre nei primi anni viene spesso a trovare la madre per vedere la bambina, ma lei non vuole fargliela vedere, al che dopo 4, 5, 6 volte che il padre viene, gli dice di non tornare mai più. Cioè, lui glielo dice: io ti cerco sempre, che lei si sposta anche, quindi tipo scappa da lui. E allora lui gli dice: oh, adesso mai più, perché comunque vuole vedere sua figlia e tutto, però ha detto che non ce la fa più a seguirla perché comunque lei comunque tenta sempre di scappare, al che infatti poi il padre non si farà mai più vedere. La madre intanto vive con la figlia, che la figlia sarebbe la futura regina di scacchi. Vive con la figlia in una roulotte, anche se poi comunque la ragazza nel corso del tempo si farà spoiler, ve lo dico, tanto spoiler, però a me piace raccontare con gli spoiler, anche se poi nei vari flashback si capirà, non nei flashback, cioè si capiranno nei flashback come mai com'era sua madre, com'era il padre, che fine ha fatto il padre, e anche il fatto che lei sapesse che tutti e due i suoi genitori erano ricchi. Quindi penso che la madre sia caduta in una specie di depressione o una specie di pazzia, perché comunque prendeva dei vicinali ed era schizofrenica molto probabilmente. Però si vedono dei momenti in cui comunque la bambina è felice, tipo lei va al lago con la madre e tutto. E alla fine, quando la bambina ha circa 8 anni, la madre non riesce più a badare a lei, da quello che ho capito, così dai flashback si intende. E va a ricercare il padre, che sa dov'è, vive in una villona enorme, quindi deduco che il padre è rimasto ricco. E niente, gli chiede aiuto e tutto, perché non sa come fare con lei e tutto il resto. Il padre gliel'ha detto che non ci avrebbe più pensato, si è rifatto anche una famiglia, infatti fa vedere che ha una moglie e dei bambini. Anche lei sale in macchina, la bambina gli chiede chi è lui, e fa un errore da non commettere più. E poi il film va avanti con tutte le puntate. Diciamo che il film inizia praticamente che lei, che praticamente la bambina, è su una strada e la macchina con sua mamma, e praticamente è andata a schiantarsi contro un'altra macchina e sono tutti morti tranne la bambina. Ci sono dei poliziotti che dicono: è un miracolo tutto, non so se lei lo vedrà così. E
e quindi mi viene messa in questo orfanotrofio. Diciamo che il film inizia con un flashback che lei comunque è già grande, si sveglia in una vasca da bagno, piena d'acqua, corre prendendo pasticche, prendendo alcol, c'è qualcuno nel suo letto e poi va a fare il torneo di scacchi, fa già pensare come sarà il suo futuro, però non è il flashback del finale, ma è il flashback di metà film, praticamente, di metà serie. Quindi lo sto già spoilerando, però. Comunque lei viene messa in questo orfanotrofio perché appunto i genitori, diciamo che sono morti, pensano che il padre sia un drogato, un malfamato, non vanno a indagare perché comunque tutto è ambientato negli anni 60, quindi primi anni 60. Comunque lei a 8 anni sta in questo, viene a tutti gli effetti accettata in questa, forse insomma, non so se la andavo a finire, in questa struttura che ci sono tutte ragazzine sia più piccole sia più grandi. E all'inizio diciamo che non li fa impazzire le regole, che hanno lì, anche perché deve seguire ovviamente la divisa, gli spiegano varie cose, gli danno all'inizio le vitamine, che è peccato che una è una, sì, una vitamina, l'altra è lo chiamano una cosa per l'umore, invece è un tranquillante, quindi fa subito prima un'amicizia, diciamo, con una ragazza di colore che la chiama mozzarella. E gli dice non prendere quelle verdi perché se no ti fanno l'effetto che non vorresti nell'orario sbagliato, perché sono dei rilassanti, sono dei calmanti proprio. Allora lei all'inizio li prende, lei invece quella di colore gli fa vedere che lei li mette sulla lingua, però li inghiotta e poi li sputa. Allora anche lei inizia a fare così perché capisce che comunque ti intontiscono e per tenerle tranquille. Al che poi se le tiene da parte. È bravissima in aritmetica, infatti quando gli fanno varie cose, tranne gli scacchi purtroppo, perché è comunque visto come uno sport maschile, anche se dire che scacchi è uno sport, è un gioco maschile, ecco. Però lei non ne viene a conoscenza finché un giorno, visto che appunto finisce prima il compito di matematica perché lei è bravissima, conosce il custode della scuola che gli insegna a giocare a scacchi. Ma vado più veloce, questo mi racconto tutto il film, diventiamo vecchi. Niente, lei praticamente inizia a imparare gli scacchi memorizzandoli solo con la vista. Anche il custode molto interessato le insegna tutte le tattiche, gli fa leggere il suo libro, il libro dei strategie degli scacchi, gli fa le partite, viene conosciuta anche da una scuola superiore lì vicino, che praticamente fa anche un torneo quando è più piccolina in questa scuola superiore. E lei dice che praticamente però inizia a prendere le pastiglie perché la tipa li fa, quella di colore, che si chiama Jolene se non sbaglio, gli dice quando ne prendi, ne prendo a volte salto dei giorni, ne prendo tutte insieme, ma non esagerare perché comunque ti fanno male. E lei le usa per vedere sul soffitto della sua stanza la scacchiera che si muove e fa le varie partite, diciamo, tutte le strategie che si possono fare, io manco sapevo che esistevano tutte queste strategie nello negli scacchi. E quindi ogni tanto si impasticca per vedere le strategie degli scacchi, impara varie strategie, come aprire e chiudere negli scacchi, e altre cose così, al che poi appunto fa anche delle gare e tutto il resto. Poi un giorno però entra in vigore una legge che non gli possono più dare ai minorenni le pastiglie, quelle verdi, a che lei le ruba. Quando tutti stanno guardando un film, le ruba e la trovano che è ancora piccolina, per terra con tutto questo scatolone di pasticche, che era completamente fatta perché se ne era mangiate talmente tante. Poi per vedere direttamente che passano gli anni, e lei ha già 15 anni più o meno, 14-15 anni. Fa vedere che è sempre nell'orfanotrofio, nessuno l'ha preso perché la ragazza anche di quella dice: no, non prendono noi che siamo già più grandi, prendono le più piccole. E niente, lei poi la tipa dice che non giocherà mai più a scacchi, lei comunque continua a studiare per gli scacchi, eccetera, eccetera. E niente, alla fine, quando si trova affacciata con quella di colore che praticamente loro tornano fino a tardi, se ne fregano, diciamo un po', lei ha continuato comunque a giocare a scacchi con il custode, che per un periodo gli è stato proibito anche di giocare a scacchi perché appunto era diventata drogata e tutto il resto. Poi pensava magari male una bambina di 8 anni con un uomo anziano che era il custode. Comunque praticamente, tra l'altro gli fanno anche quando lei fa i concorsi, quando fa l'unica gara quando era piccola con le scuole superiori, sarebbero tipo le simultanee dove gioca a scacchi con più persone.
Gli fanno anche una foto insieme a questo signore che comunque l'ha insegnato. Comunque, lei passano gli anni, ha 15 anni e viene adottata. Non vi dico, anzi, come la prende, diciamo, quella di colore, fa finta di nulla e tutto, però ci rimane male. Lei viene adottata, ma viene spacciata per una ragazzina di 13 anni da questi genitori. Passiamo avanti col tempo. Allora, il padre non c'è mai, un padre adottivo. Lei, diciamo che si prende benissimo con la madre. Inizia comunque ad avere un buon rapporto con la madre. Inizialmente non subito, perché la madre comunque è alcolizzata. E prende anche lei tranquillanti, da che lei anche lì ricomincia a prenderli, perché sono lì sempre gli stessi, le pasticche verdi. Perché lei soffre di un blocco, perché era una bravissima pianista, solo che non usciva, aveva paura del pubblico, del palcoscenico. Succede che praticamente il marito scompare, praticamente la lascia. Ok, il rapporto tra la madre e la figlia diventa ancora più unito, perché la madre scopre che comunque lei fa questi concorsi di scacchi che comunque fruttano anche dei soldi. Al che decide con la figlia, che ha appunto 15-16 anni ormai, capisce quanti anni ha, poi la madre ne è coglione. La porta in giro prima di per tutti questi posti che ci sono sul giornale, sulle riviste, per fargli fare questi concorsi. Tanto lei comunque vince sempre più del premio. Al che inizia comunque a vestirsi meglio, inizia a comprarsi la scacchiera, viaggiano e la madre la fa iniziare pure a bere, dandogli una specie di martini con le cipolline, che è un nome che non mi ricordo, che lei comunque prenderà anche. Niente, comunque iniziano a viaggiare, la madre va sempre con lei, fa dei tornei e niente, prima di girare per tutto quasi tutto l'America, vanno anche poi a New York, se non sbaglio, anche lei comunque viaggia molto e fanno comunque tanti tornei, solo che lei poi, se non sbaglio, succede un giorno la madre stacca anche con un altro. Per pochi giorni la molla, perché lei sempre in amore, è stata sfigata, però sta sempre con la figlia la consola, le porta nei ristoranti, in tutti i posti. Lei è l'ultimo turno che deve fare e purtroppo è sempre impasticcata, tutto il resto, perde contro un russo, che comunque avrà 40-50 anni, suo tipo è il campione in assoluto mondiale, perde e ovviamente lì per là è ancora giovane. Va dalla madre per spiegargli tutto, la madre purtroppo muore perché gli dicono già i medici per cirrosi epatica perché comunque era alcolizzata. Chiama il padre perché sa ancora il suo numero e il padre non vuole saperne nulla perché si è fatto una famiglia, quello che ho capito io, e non vuole saperne nulla, gli dice di tenersi la casa anche e gli dice anche di pensarci lei a seppellirla, tutto il resto che gli frega un cazzo ovviamente. Lei gli fa tanti soldi, penso che tu ce l'abbia perché la segue e tutto, perché intanto è diventata famosa. E anche se non ha sconfitto sto tizio. Lei comunque ha un periodo di depressione perché la madre comunque non c'è più. Al che supplisce la madre, in suo onore si prende anche il cocktail che mi ha dato mamma con le cipolline lì. E dopo un po' praticamente continua a fare questi tornei e perde sempre con questo tizio perché cerca di rimanere sobrio e tutto perché conosce anche dei ragazzi che nell'arco della storia la faranno dovete cambiare. Anche alla madre gli dice che comunque dorme fuori e gli fa che con un uomo e che non ti preoccupare, non rimango incinta. E le famose ultime parole, invece non è mai stata incinta. Poi conoscono anche altri ragazzi, comunque tutte sia nel mondo degli scacchi sia no, però la maggior parte sono tutti nel mondo degli scacchi. Comunque, anche lei non è molto fortunata in amore, però vabbè, pazienza. Comunque. Al che molti ragazzi la aiutano diciamo, nel suo percorso, anche se tutti. Uno di loro è anche campione, che dovrà poi affrontarlo più avanti. Quando la madre comunque appunto non c'è più, lei non riesce a stare nella casa. Allora va a New York a vivere momentaneamente con questo ragazzo biondo che è il campione in carica, che c'è americano. Gli insegna tutti i trucchi che ci sono negli scacchi, non la fa bere, non la fa drogare né nulla. E fino a qua va tutto bene, lei vince tutto, addirittura riesce a batterlo nelle simultanee, lo batte anche al concorso che c'è appunto quello per il titolo americano. E lui aveva fatto solo una regola, quella di non andare a letto, alla fine la infrangono, vanno pure a letto e lei ci rimane male perché dopo aver fatto qualcosa lui parla solo di scacchi. A malincuore poi lei se ne va
e deve andare poi, se non sbaglio, è a Parigi, doveva andarci con la madre, ma lei non ci vuole andare, poi alla fine comunque ci va. E anche lì va tutto bene, non si droga, anche lì smette di bere tutto. Nell'ultima partita che deve avere sempre contro il russo, l'amica la porta giù per un drink, tutto lei si sveglia in questa vasca piena d'acqua, completamente fatta, drogata, ubriaca e tutto, poi si vede che prende le pastiglie, si beve un goccetto e fa tutta la partita completamente sbronza, con da bere acqua e perde ovviamente. E si mette anche a piangere, che poi torna dove abita, con la casa di sua madre, e decide, prima va in depressione. E per un po' di tempo sta lì, dove praticamente ha dei momenti in cui beve, dei momenti in cui torna in sé, rifà tutta la casa, rifà. Poi a un certo punto arriva il padre, e il padre rivendica la casa dicendo che non è vero che non gliel'ha mai lasciata. Al che lei si incazza dicendo: non è vero, io non ho frainteso, tu mi hai lasciato la casa. Ovviamente si presume che il padre, che lui quindi che non è suo padre, però l'hanno adottata insieme, la madre e lui. E dice: va bene, tu vuoi solo i soldi, perché lui vuole mettere in vendita la casa, questi soldi te la compro io, che lei comunque con tutti i soldi ce li ha, io la compro. E lui dice che vale 7.000 euro, 7.000 dollari, che all'epoca le case erano molto svalutate. È una bellissima casa, era una villetta bifamiliare, cioè bellissima. Allora lei la compra e gli dice: però io ti trattengo le spese del funerale di mamma, se vuoi ti faccio delle ricevute. Si accorda e la casa diventa sua, al che lei decide allora di sbarazzarsi tutta la roba che c'è dentro, a parte la foto che ha con sua mamma, molte cose le cambiano. Gli arriva continuamente posta, al che poi dopo che si sbronza, cade per terra, tutto sviene pure per terra, l'ex ragazzo la viene a trovare per vedere come sta e tutto. Lei scopre una lettera che il campione in carica americano, che è ancora lei, deve andare in Russia per giocare con i russi, dove c'è anche il russo, quello lì, campione in carica mondiale, che non è mai riuscito a batterlo, anzi, gli ha fatto venire proprio questa cosa qua. Lei all'inizio si rifiuta, continua a bere, tutto il resto, poi riceve anche tutto pagato, tutto spesato da una, diciamo, una rete cristiana, però non accetta perché un giorno, pensando fosse il suo ex alla porta, e la sua amica Jolene, che la rivede, la ragazza di colore che ha conosciuto all'orfanotrofio, diciamo che tra virgolette la rimette in sesto, dicendo che non può essere così. Lì vede anche perché vive con lei per un periodo. E lì dice anche una frase bellissima, dicendo che noi avevamo sempre detto quando eravamo piccole che eravamo sole, ma non è vero, noi siamo sempre state la famiglia l'una dell'altra. Quindi ci aiuteremo sempre a vicenda. Infatti lei dice che se non ci fosse stata lei sarebbe già stata con il drink in mano e le pasticche. Infatti con lei non beve né nulla. Dice all'altro ragazzo, quello che l'ha aiutata, l'ex campione in carica americano, che non è mai stato il suo ragazzo, ci ha solo fatto una cosa e via, quello che abitava a New York. E gli racconta che dei cristiani gli hanno offerto tutto, però lei non voleva dire l'ex le cose. Secondo me è legata all'amica di colore e anche al fatto che l'amica di colore era un estremista e invece deve dichiarare sul contrario, e lei non vuole, quindi rifiuta i soldi, gli dà addirittura i soldi a loro perché hanno già investito su di lei, alla fine rimane con 2.000 dollari sul conto. Chiama vari enti per aiutarla, l'altro ragazzo non vuole più sentirla, gli dice: basta, non ti voglio più sentire, tutto il resto, perché prima gli dice che mi manchi, lui gli dice: vieni a New York che ti aiuto. E lei, dopo che gli dice che ha rifiutato tutti questi soldi, eccetera, gli dice: non cambi mai più, ti sei rovinata da sola, tutto il resto, alla fine non lo sente più. Alla fine lei cerca di essere aiutata da vari enti per gli scacchi e lo Stato le dà un aiuto, ma non economico, gli può dare un aiuto come guardia del corpo, perché lì in Russia non è come America. Allora cerca i soldi da altre parti, diciamo. Solo che non li trova alla fine, è la sua amica Jolene che vuole fare giurisprudenza. La prima nera vuole fare giurisprudenza di colore, non vuole offendere nessuno ovviamente, perché lì dice di essere un estremista e tutto il resto, fa: non c'è, il mondo è marcio, quindi voglio aggiustarlo io. E per ora lei tiene da parte i soldi appunto per fare l'università, già la sta facendo, vuole specializzarsi proprio per fare l'avvocato.
E gli fai, io ti impresso i soldi, tanto so che tu vincerai e me li ridarai. Poi comunque, anche se non vincerai, comunque per me ne varrà la pena. Lei dice, se il mio angelo custode tutto, allora lei parte per la Russia. Ovviamente l'altra non può partire con lei perché già costa tantissimo l'aereo. Parte per la Russia con un signore che si fa intendere che sia del governo americano, però non si capisce bene di che cosa, penso che sia tipo l'FBI perché si porta la pistola dietro e gli spiega le regole. Niente alcol, niente pasticche. Deve solo fare scacchi e ovviamente albergo, non deve vedere nessuno, non deve parlare con nessuno né con gli altri concorrenti russi, soprattutto perché se si parla con gli altri concorrenti può essere squalificata, eccetera. Lì viene conosciuto più che altro per essere una donna all'inizio nel mondo degli scacchi, e lei dà fastidio perché lei vuole essere riconosciuta per la sua bravura, non solo perché è donna, però è vero, è donna, anche giovane. Al che arriva che lei più o meno ha una ventina d'anni. E arriva e va in Russia, siamo già nel 68. Lei va in Russia e deve fare questo torneo mondiale. Al che inizia a battere già i primi, che sono quelli diciamo più semplici, e inizia ad avere una grande notorietà in Russia, perché tutti prima non la guardavano, perché comunque è americana, donna e tutto. Gli fanno anche delle interviste chiedendole, ma sei donna, pensa di essere diversa, più degli altri? Fanno, no, a me, anzi, non ho il peso del pomo d'Adamo, quindi sono anche più leggera. Fa tante altre battute e tutto. Iniziano i tornei che praticamente sono suddivisi in giorni. Si può chiedere anche una pausa se dura troppo il torneo. Uno dei due deve scrivere la mossa, tipo se to tocca a me, faccio l'esempio, devo scrivere la mossa successiva, metterla in una busta e poi si continua dopo to un tot di ore o il giorno successivo. E se si parte da quella mossa là, stessi minuti, eccetera. Perché magari uno vuole capire gli schemi, eccetera. Lei man mano comunque batte tutti con abbastanza facilità. A volte ha anche delle perplessità, al che arriva fino al russo, che deve batterlo il giorno dopo. Lei ha tantissima notorietà, la richiamano la regina degli scacchi, la più giovane giocatrice di scacchi al mondo, batte anche l'ex campione mondiale, sempre che lì in Russia, che gli fa i complimenti, gli dice che è un prodigio, che lei potrebbe diventare la campionessa e tutto. Gli chiedono gli autografi, gli fanno le foto. Al che arriva il momento di giocare con il russo, lei comunque ha delle tentazioni, cioè ha più tentazioni da persone che gli chiedono vodka, gli dice sempre di no, non prende nemmeno le pastiglie, niente, e tutto il resto. Si studia tutti i libri, va a dormire presto, eccetera. Alla fine tocca al russo. Si saluta, iniziano a giocare, la partita dura, non so, 5 ore. Alla fine il russo gli dice. Lei gli chiede testa e tutto il resto, il russo gli dice che vuole bloccare la partita. Prima si vuole bloccare la partita e vuole praticamente riprenderla poi il giorno dopo, o la sera dopo, la sera stessa, non mi ricordo. Lei ovviamente non può non accettare perché è una regola che va a prescindere dal gioco. E allora il russo, praticamente lei, mentre sta andando nei corridoi, vede che il russo sta studiando delle tattiche per vincere contro di lei. Anche perché lei parla il russo, quindi capisce tutto. E niente, è preoccupata, è tutto bloccata, cerca anche le pastiglie, ma poi non vuole, va a mangiare fuori, cerca di riflettere su come batterlo. È tutto. E in un momento. No, questo verrà dopo, scusate, verrà dopo. Allora, a un certo punto, mentre è in camera, che sta pensando. Arriva una telefonata interurbana e sono tutti i suoi amici, anche quello che gli ha detto noi non ti sentirò mai più, che sul Times è uscito fuori il gioco perché si è bloccato il gioco, quindi è rimasta la scacchiera con tutte le pedine. Tutti i suoi, il suo ex, i suoi amici, tutte le persone che hanno giocato con lei a scacchi gli spiegano tutte le strategie che potrebbero succedere, quindi stanno con lei tutta la notte. E con lei sarebbe tutto pomeriggio perché c'è fuso orario. Sono lì con lei tutta la notte, dal mattino fino alla sera, che avrebbe dovuto avere l'ultima partita con il tipo, per vedere tutte le strategie che avrebbe potuto fare lui e come lei avrebbe potuto contrattaccare. Si vanno alle 5, lei alle 6 ha l'incontro di nuovo con questo tizio. Si memorizza tutte le cose su un foglio, tutte le mosse che può fare e riprendono a giocare. A un certo punto lei segue tutte le indicazioni che gli hanno dato gli amici, a un certo punto lui fa una mossa che nessuno aveva previsto. Anche lei inizia a sudare come l'altra volta e a un certo punto rimpiange la sua mente di essere drogata perché lei vedeva la scacchiera sul soffitto.
Poi si ricorda le parole che gli aveva detto il custode quando era piccola, che era tutto nella sua mente, che la sua mente lavorava più velocemente e all'epoca non era drogata. Quindi a un certo punto gli appare sul soffitto di questa struttura un po' antica una scacchiera gigante che inizia a muoversi, quindi lei capisce che questo dono ce l'ha, dispetto che sia fatta o meno, e vede tutte le mosse, quindi si mette, tutti fissano il soffitto perché solo lei lo vede. Vede tutto il procedimento, tutte le mosse che potrebbe fare, al che iniziamo a giocare, passano un bel po' di tempo, passa, e al che ci sono tutti, tu, finisce, sono tutti in TV a vedere questa partita, che va avanti da ore e ore. Il tipo a un certo punto gli chiede anche addirittura una patta, una parità, lei dice no, e vanno ancora avanti per ore e ore e ore a giocare con questa partita. Alla fine quasi, non finiscono quasi tutte le pedine, diciamo. Al che appunto lei pensa sempre, continua a contrattaccare perché nella mente ha tutti gli schemi che ha visto sul soffitto e fuori mettono tutte le cose. Alla fine le ultime mosse non si vedono che lei fa. Alla fine il tipo gli prende la mano e gli fa goditi questo momento in mano al suo pedone nero. A che lei vince e in America gli chiedono il risultato e praticamente i suoi amici festeggiano che lei ha vinto, lei è la campionessa mondiale. Gli fa complimenti e tutto il resto, mi fa dopo 2 volte, la terza volta mi ha battuta, quanti ne hai? Gli dice, beh, non voglio saperlo, se no il mio orgoglio ne avrebbe ferito, quindi alla fine non si capisce mai quanti cazzo di anni abbia, però calcola una ventina d'anni, ma 21, 22 anni più o meno. E niente, vince il titolo mondiale di scacchierista, di scacchiere, leggera di scacchi viene soprannominata, la più giovane. La più giovane in assoluto nel mondo, e niente, arriva anche all'amica che ha fatto un buon investimento. Tutti avvertono tutti perché comunque sono chiamate interurbani che costano l'ira di Dio. Comunque lei vince il resto e viene scortata fuori sempre da questo signore dello Stato e gli dice che devono andare in aeroporto, deve conoscere il popolo che c'è lì perché comunque adesso è la campione, ha battuto i russi nel suo stesso gioco. A un certo punto lei dice che vuole camminare, cammina per le vie, va in un parco che aveva già visto una volta, dove c'erano dei signori, dei nonnini che giocavano a scacchi. Va per questo parco, cammina, arriva fino a dove ci sono questi nonnini che giocano a scacchi, e la riconosco, la saluto di tutti, e uno di questi signori, molto anziano, gli fa giochiamo, e lei gli risponde in russo, giochiamo, e finisce così poi la storia. L'unica cosa che non ho inserito, la inserisco alla fine, purtroppo si è scoperto poi dai vari flashback che la madre, essendo pazza praticamente, le ultime parole che le ha detto sono state chiudi gli occhi, non guardare, e quindi lei si è suicidata volontariamente. Ma il caso ha voluto che lei sopravvivesse, lei non aveva nemmeno un graffio in macchina, è uscita indenne. Motivo ci sarà stato, io credo sempre nel destino. Comunque è stato per me una miniserie bellissima, me la sono fatta in un giorno intero. È bellissima, ve la consiglio, scusatemi per il grande monologo. Passo video.